Buongiorno a tutte e a tutti, eccoci qui stamattina a utilizzare il mezzo pubblico. Ed eccoci qui alla fermata, sono in via Luigi Cassia. Il QR code che vedete inquadrato non porta da nessuna parte. Tecnicamente un giorno dovrebbe venire utilizzato per scaricare l'app e monitorare dove sono gli autobus. Ad oggi non funziona. Modalità d'acquisto dei biglietti. Io ieri sera ho comprato il biglietto online utilizzando l'app, un'app che a tratti mi ha stupito per inefficienza. Ho provato a registrarmi, non mi ha registrato. Mi ha detto, ho provato a ricollegarmi dicendomi che non avevo inserito non avevo convalidato il link. Poi ho riprovato un'altra volta a collegarmi e mi diceva che la mail era già stata registrata. Nel frattempo, sia nello spam che nella posta, la mail non c'era, per cui poi a un certo punto ho abbandonato. Ho comprato il biglietto senza registrazione, ho pagato comodamente con PayPal 1,20 euro. Mi diceva poco fa qua una persona che conosco che però fare il biglietto sull'autobus costa 1,30 euro, quindi lo stesso biglietto online 1,20 euro, a bordo 1,50 euro, scusatemi, boh, non so perché. Poi ci sono altre tipologie: c'è il biglietto da 1,50 euro che dura 90 minuti, c'è poi il settimanale che costa 10 euro, suppongo per tutta la settimana. Il mensile 30 euro e l'annuale 300 euro. Da un punto di vista qualità-prezzo, sicuramente 300 euro annuali è il taglio sicuramente più consigliabile, cioè 300 euro, bella botta. La tratta che prenderò è la numero 101, ovvero salirò qui in via Luigi Cassia e mi dovrebbe portare sino a Corso Gilone. Unico mezzo, quindi un unico autobus. Ma ipotizzando io volessi andare in viale Zecchino, dovrei scendere, credo, non so dove bene, per prendere un altro autobus che poi mi porti in viale Zecchino. Quindi due autobus. Parliamo anche di costi. Il costo di ogni singola tratta è di 1,20 euro. Vediamo se ho fatto i compiti a casa bene. Quindi singola tratta io stamattina spenderò 1,20 euro, stasera spenderò un altro 1,20 euro per tornare nello stesso medesimo punto. Considerate che l'ultima tratta che parte da Via Rubino è alle 20:20, per cui chiudendo io il negozio alle 20, io andando mi guardo sempre intorno, non vorrei che l'autobus passasse e mi lasciasse qui. Dicevo, l'ultimo autobus parte da Via Rubino alle 20:20, quindi me la devo fare di corsa perché altrimenti corro il rischio di rimanere in negozio e posso dormire in negozio. Perché vi dico questo? Perché ovviamente la comparazione è con la comodità dell'autovettura. L'autovettura accendo, parto, 5-7 minuti arrivo in negozio. Stasera, ipotizzando, vorrei rimanere un paio di ore in più per fare straordinario. Alle 22:30 potrei tornare comodamente a casa. A proposito, oggi è lunedì sera, codice stazione di oggi 0134. Ma se io faccio alle 20:15 l'estrazione, arrivo poi in tempo a prendere l'autobus, quindi devo cambiare anche la mia metodologia di lavoro. Non posso fare più l'estrazione alle 20:15. Caspiteria. Quindi devo cambiare, devo adattare la mia vita agli orari dell'autobus. L'ultimo autobus alle 20:20. Per vedere, sono le 7:15 minuti. A quest'ora sarei già abbondantemente in negozio. E ancora siamo qua, fermi al palo. Ecco gli orari, sono in via Cassia, ok?
La corsa, la prima corsa mattutina parte alle 6:20, poi alle 7:30, alle 8:40, quindi tecnicamente da qui dovrebbe passare la corsa ogni 20 minuti che partiva alle 6:20. Ma come funziona? Io ho letto da qualche parte che questo 101 per fare tutto il tragitto impiega 1 ora e 10 minuti. Se impiega 1 ora e 10 minuti per coprire e dare appunto il passaggio ogni 20 minuti, significa che ci sono in uso almeno 3 autobus per il 101. Però 20 minuti a questo punto stanno per passare tra un paio di minuti, se non ricordo male, ma ancora qua non si è visto nessuno. Comincio a tremare nell'attesa che arrivi questo autobus. A proposito, ma non è che mica ci sarà sciopero? Boh. Allora, siamo qua in via Cassia, vedete? Questo è il tragitto che dovrebbe no, scusate, mi sbaglio. Il tragitto sarà questo che poi passerà, boh, non lo so. So solo che questo tragitto alla fine mi dovrebbe portare in Corso Gelone. Incrociamo le dita. È passata una cittadina che mi voleva dare un passaggio. Signor Russo, che è successo? No, niente, non si blocca. Ci vediamo, guardi la diretta di oggi e poi mi dice. 7:19, probabilmente se fossi andato in macchina sarei andato e sarei anche tornato a questo punto. E invece siamo qui fermi al palo ad aspettare l'autobus pubblico. Vi dicevo prima dell'app, l'app è ovviamente già stata pagata dal comune, ma ovviamente non verrà mai, purtroppo spero di sbagliarmi, messa in introduzione, perché se tu paghi un'azienda privata per espletare un servizio, lo paghi anticipatamente, è ovvio che quell'azienda privata farà un impegno relativamente... Vabbè, magari l'ho smentito e magari a giorni uscirà l'app. Fatto sta che quest'anno credo sia l'anno in cui il comune farà un nuovo bando per questo servizio. Sono le ore 7:23. 7:35 e sono ancora qui. Ai. Ringrazio l'amico Carmelo, ringrazio l'amico Nello che si sono... approntati per darmi un passaggio. No, ma io sono qui per utilizzare il servizio pubblico urbano. Sono le 7:37, sono qui da 36 minuti. 7:55, nel momento in cui cominciavo a tremare, ecco che arriva il nostro autobus. 5 persone dentro. Ho pagato con il QR code che avevo appunto acquistato ieri e si parte. Sono le ore 7:56, considerando che era alla fermata alle 7:01, 55 minuti il mio tempo di attesa. Devo dire puliti, l'acqua a terra sarà appunto perché è stato lavato di recente, io dovessi dire c'è un vantaggio, però devo dire l'autobus pulito. Le persone che stanno salendo sono di fatto tutti abbonati, tranne io che ho pagato e una signora che ha pagato con la carta di credito, il resto sono tutti abbonati. C'è una musichetta, non capisco se avviene dal dispositivo cellulare di qualcuno oppure se è proprio la filodiffusione dell'autobus. L'autobus fa uno strano rumore abbastanza terrificante, come se ci fosse il portellone aperto, ma comunque un autobus, devo dire, mi sembra abbastanza decente. In merito all'autobus c'è da dire, dicevo prima, che è pulito. Insomma, sì, a terra c'è un po' d'acqua, probabilmente è stato lavato per terra. Poi c'è qualche lampada che funziona e non funziona, di quelle del corridoio, però tutto sommato è un autobus in buone condizioni.
buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vedo andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. Stamattina, diretta in movimento, ho sperimentato il servizio di trasporto urbano nella città di Siracusa. Sono sceso adesso in Corso Gelone e poi questa sera, a fine lavoro, tornerò sempre in Corso Gelone. Esperienza un po' particolare, nella versione extended di questo video caricherò tutte le varie sezioni che andranno appunto ad animare questo video. Non mi esprimo in questo momento durante la diretta, ognuno poi trarrà le proprie conclusioni alla fine della versione extended del video. Servizio di trasporto umano che comunque in questa città è stato implementato e tecnicamente c'è, esiste. Vabbè, allora, argomenti di cui parlare stamattina, intanto mi incammino verso il mio posto di lavoro. Il codice stazione l'avevo dato già stamattina durante la diretta, cioè scusate, durante gli ispezioni video, e adesso vi do il codice appunto della diretta, che è 1010. Si vincerà questa sera un buono Amazon da 10 euro. Attenzione, visto che l'autobus per il ritorno sarà alle 20:20, la diretta non la posso fare alle 20:15, altrimenti quindi devo adeguare la mia vita professionale agli orari del mezzo pubblico, quindi la diretta la farò 10 minuti prima, alle 20:05 farò appunto la diretta. Bene, di cosa parlare? È stato un fine settimana intenso, bello, profittevole. Siamo stati all'antica strada romana come comitato attivisti siracusani, abbiamo fatto manutenzione appunto dell'antica strada romana, rimuovendo terriccio, facendo della scebratura, togliendo pezzettini di tronchi di albero che negli anni si sono insediati tra le basole dell'antica strada romana. Contiamo, se ci arriviamo, per fine mese di 25 febbraio l'apertura a pubblico di falla anche all'antica strada romana. Stamattina scriverò alla sovrintendenza per chiedere il parere. L'idea è quella di aprire, che ne so, di mattina tipo Geopoliti e di pomeriggio l'antica strada romana. Vediamo un pochettino loro cosa ne pensano. Va bene, l'altro ieri nell'ultima diretta vi ho parlato dell'ennesimo affidamento diretto del comune di Siracusa a un'associazione amica, una cosa che mi ha dato molto fastidio perché è lo stesso identico schema di patto di collaborazione a cui abbiamo partecipato noi come comitato attivisti siracusani, ma in quel caso era un bando pubblico e invece il comune continua nella sua a ostinarsi a dare affidamenti diretti. Come Alternativa Libera Siracusa abbiamo deciso di scrivere al Comune di Siracusa e nella giornata odierna sarà in definizione il testo che invieremo a Sindaco, a Giunta e a Consiglio Comunale, perché non ci sembra corretto che nel 2024 si facciano affidamenti diretti ad associazioni amiche. Tra l'altro poi, anche da un punto di vista etico, dicevo, tra l'altro poi ci stupisce come mai il Comune di Siracusa non dia anzi preferenza alle associazioni iscritte al RUNS, Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, che la normativa nazionale ha realizzato questo RUNS per appunto regolamentare l'universo, la miriade di associazioni che nascono. La nostra è un'associazione a norma di legge, quindi iscritta al RUNS con tutti i canoni, e quindi vedere prevaricato anche il nostro diritto di poter partecipare a bandi pubblici ci sembra quantomeno opportuno.
Per cui, come alternativa libera a Siracusa, chiediamo all'amministrazione comunale di fare un passo indietro e ritornare sui suoi passi. Va bene, io chiudo qui la diretta. Per i prossimi appuntamenti, sicuramente fine settimana proveremo a completare l'antica strada romana. Basta, vi invito a guardare la versione extended del video di oggi, perché secondo me ne vedrete delle belle. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo. Ciao!